Olá, olá, ciao, buon dia, boa tarde, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, non so a che ora state vedendo questo video, comunque ciao. Beh, oggi stasera ci sono le nazionali che come al solito rompono. Volevo fare un video diverso stamattina, insomma, una bolletta, un qualcosa, insomma, un metodino. Però francamente sono andato a vedere le quote del palinsesto su Planet, insomma, quota 1,02, 1,03, tutte favorite, tutte strafavorite, over-under bassi, insomma, non vale proprio la pena. Non c'è voglia, ma poi in nazionale non mi piacciono proprio. E quindi, oggi parlo di Exchange. Parlo di Exchange in questo video perché, a parte in questi giorni in cui sulla lista si è parlato, ci sta, non ci sta niente, ci sta, fa niente, sto lavorando ai five, qualcuno, più di qualcuno, insomma, ma allora fai un video Exchange, ha promesso il video Exchange, spiega perché Exchange è una truffa, va buono. Allora, precisiamo subito, amici miei, precisiamo subito. In quel video ho detto che l'Exchange è una truffa. Nel video che mi riferivo a quel personaggio, in effetti non è una truffa l'exchange organizzata dai bookmakers per spillare e rubare denaro ai clienti, come accadde nel Forex con le opzioni binarie, che c'è tutta una grande organizzazione, ma è una cosa diversa. L'exchange per me, a mio modesto parere, eppure avendolo fatto per molti anni, ma ripeto, lo facevano in Lippica sostanzialmente, è una truffa intesa come metodologia di gioco. È una truffa per me What's that? perché praticamente quando fai exchange tu stai favorendo i book, perché ti stai accontentando di molto meno di quello che potevi vincere rispetto a quello che stai prendendo, cioè stai vincendo, accetti di incassare una decima parte di quello che potevi eventualmente vincere senza fare exchange. E mi spiego. Exchange non è tanto diverso dal gioco scommesse normali, diciamo sui book tradizionali, quelli là a quota fissa. Allora intendiamoci, quando parliamo di quota fissa, parliamo dei book, quelli là tradizionali, cioè quelli che ti fanno il palinsesto, ti mettono le quote, eventualmente le cambiano fino all'inizio della partita, dopodiché, ma sono quote fisse. L'exchange invece è quello là dove le quote prima, dopo e durante hanno una determinata oscillazione in virtù di quello che sono di quelli che sono i flussi di richieste e di giocate. Richieste perché? Perché nell'exchange, come sapete, c'è chi offre e chi cerca, c'è chi punta e chi banca. Cosa significa puntare e bancare? Già l'ho spiegato in altri video exchange, semplificando. Puntare. Allora andiamo sul sito Betfair, così torniamo a spiegare la differenza tra puntare e bancare, perché molti di voi partono proprio addirittura da questo, cioè dal fatto di non sapere che significa puntare e bancare. Allora premetto e dico che al di là dei guru, dei corsi e quant'altro, insomma, disponibili in rete a pagamento con prezzi altissimi e del tutto inutili, secondo me, ci sono, basta digitare Exchange, scommesse Exchange, insomma, se ne trovano a decine di siti che parlano di Exchange e spiegano l'Exchange, ma lo stesso sito Betfair lo spiega con dei tutorial abbastanza semplici e intuitivi. Ci sono tutti questi siti, insomma, e poi ci sono anche le strategie. Sono pochissime, perché in 20 anni che mi occupo di cioè che conosco, non mi occupo, che conosco l'Exchange,
di strategie sull'Exchange sono 20 anni che si parla sempre delle stesse. Sono sempre le stesse per tutti i siti che andrete a visitare e a leggere. Vedrete che le strategie sono sempre le stesse. Qualcuno cambia il nome, qualcuno cambia qualche cosina, ma sostanzialmente la strategia è sempre la stessa. Perché? Perché nell'Exchange non si può fare molto di più che non sia, come ho già detto le altre volte, il comprare e il vendere, o il vendere e comprare. Perché l'Exchange si basa su uno scambio. Cioè io do, tu compri, io vendo, tu compri. Punta e banca. Puntare significa giocare, quindi utilizzare questa quota qui, quella azzurra, normalmente. In questo caso, per esempio, andiamo a dire che Bosnia e Italia, io credo che l'Italia vinca, va bene, quindi punto a favore dell'Italia, 2 e 12, va bene? Quindi punto su 2 e 12 e sto puntando a favore dell'Italia, cioè puntando l'1 dell'Italia è come, faccio vedere se non voglio fare, se no finisce che vi confondete, quindi puntando qui il segno 2, voglio dire, dell'Italia, questa quota qua, io sto dicendo e sto pensando e sto preventivando e sto pronosticando che l'Italia vincerà la partita. Ok, quindi gioco sul segno 2. Se invece penso che l'Italia sta partita non la vince, penso che l'Italia non la vince, la può pareggiare o la può perdere, va bene? Io vado a bancare, quindi la quota rosa, il quadrato rosa, la quota con il fondo rosa, vado a bancare il pronostico dell'Italia, quindi il segno 2 di questa partita Bosnia-Italia, io lo vado a bancare e significa che sto giocando contro l'Italia, ossia che l'Italia non vincerà quella partita, per cui o la Bosnia vincerà o la partita finirà a pareggio, se penso che l'Italia non vince, quindi la banco. Ok, poi durante la partita queste quote assumeranno dei valori diversi a seconda di come la partita si starà svolgendo, a favore dell'Italia, a favore della Bosnia, a favore del pareggio, e queste quote oscilleranno in virtù dell'andamento della partita. E in virtù di queste oscillazioni si potranno fare una serie di operazioni a favore o a recupero, a favore della propria scommessa o a recupero della propria scommessa. E allora diciamo che se io punto, perché dico che è una truffa, ma è una truffa di metodologia, cioè per me praticamente, vi dico molto semplicemente, per me l'exchange sul calcio per me è il gioco dei paurosi. Dei paurosi, dei perdenti o di coloro che non sono sicuri di quello che fanno. Va bene, come disse Gesù Cristo sulla croce, Padre, perdona loro perché non sanno quel che fanno. Perché i paurosi? Ecco, perché praticamente, ripeto, se io penso alla base di tutto questo, per poter giocare in Exchange, ma così come anche sul book a quota tradizionale, che cosa facciamo? Cerchiamo il pronostico più possibile, il pronostico che più ci convince, il pronostico più probabile, giusto? Quindi supponiamo che abbiamo deciso che l'Italia, guardato le statistiche, guardato tutti i siti, i file, pronosticature e tutte cose, che l'Italia vince sta partita. Ok? Quindi l'abbiamo stabilito. E io vado in Exchange e me la vado a comprare. Va buono? 2 e 12. Mettimi 100 euro. Ok. Posso vincere 112 euro meno la percentuale che trattiene Betfair. Perché anche per quanto riguarda le quote, che si dice che l'Exchange ha le quote più alte, l'Exchange ha le quote più alte, leggermente più alte, o si possono anche richiedere più alte, poi a vedere se qualcuno le accetta o meno e quindi ti permette l'abbinamento, la giocata, però in questo calcolo di differenza tra un buon book
a quota fissa con delle buone quote e Betfair Exchange, cioè, e quindi le quote di Betfair Exchange, va considerato lo scorporo del 5% che si ottiene sulla vincita netta per fare il confronto. Molto spesso poi la differenza è di pochissimo, se quasi, cioè parliamo proprio di decimali, decimali, decimali. Comunque, truffa, truffa mentale, non truffa di Betfair o di altro, ok? Quindi compro la quota 2,10 perché ritengo che l'Italia vinca sta partita, va bene? Quindi vado contro la Bosnia e contro il pareggio, per cui è come se cioè niente, l'Italia, io compro la quota, ok, 2,12, 112 euro, benissimo, parte la partita. Dopo 15 minuti, 15 minuti, che la partita stava 0-0, che cosa è successo? Che questa quota 2,12 sarà leggermente salita, probabilmente a 2,25, 2,24, 2,26. Il pareggio sarà sceso da 3,70, sarà sceso intorno a 3,40, 3,50, quello che sia. E questa qua da 3,75 sarà salita intorno a 4, 4,05, 3,90, ok? Benissimo. Perché? Perché scende durante il live, scende sempre la quota che si sta maggiormente verificando. Per cui se dopo 15 minuti la partita è ancora 0-0, qual è il segno che sta risultando più vincente? L'X. Per cui la quota dell'X scende, il book, con il money book, gli scambi si cominciano vanno a convertire tutti, vanno a confluire tutti nel segno X in live, e quindi quella quota man mano scende e salgono le altre due, l'uno e il due. Ok, quindi in quel preciso momento io sto perdendo la mia scommessa, e la sto perdendo quella là dei 100 euro sui 2,12 dell'Italia in pre-live, comprata prima che puntata, prima che la partita cominciasse. Che cosa succede? Che al sedicesimo minuto, diciottesimo minuto, l'Italia segna. Pum! Felicità, ha segnato. Siamo felici, l'Italia, forza Italia. Benissimo. Cosa succede? Succede che quella famosa, che mo è 2,14, quella famosa quota 2,12 dell'Italia, che nel frattempo era diventata, abbiamo detto, 2,40, 2,50 nei 15-20 minuti in cui c'era lo 0-0, da 2,18, diciamo, da 2,18, che 2,20, che era la quota al momento, il secondo prima del gol, da 2,20, dopo la sospensione del mercato, pum, tornerà, e tornerà intorno a 1,70, 1,80, 1,65, dipende anche da come si sta evolvendo la partita, se l'Italia è nettamente più forte, se l'Italia sta attaccando, e tutta una serie di cose. La quota, diciamo che da quel 2,20 a cui era arrivata, 2,25 a cui era arrivata nei primi 15-20 minuti, scenderà al di sotto addirittura del valore iniziale di pre-live, quello del 2,12 che abbiamo puntato. Bene, allora che cosa succede? Che tutti quanti dopo il primo gol dell'Italia vanno in trading, cioè fanno la chiusura di quel in cash out, va bene? Fanno la chiusura di quella scommessa e prendono, si accontentano, anziché dice dei 112 euro di vincita totale, puntando 100 euro a quota 2,12. Si accontentano di quella che sarà la differenza, lo spread tra 1,80, la quota attuale dopo il gol, e i 2,12 che hanno comprato. Però ovviamente la quota 1,80 dell'Italia sarà presente in quel caso nella zona rosa, quindi si andrà,
se sarà presente nella quota rosa, cioè nel quadrato rosa, nel primo quadrato rosa della partita Bosnia-Italia, insomma, quindi qua diciamo se sarà qui disponibile 1,80, io potrò, o quella che sarà la quota che sarà lì disponibile al momento dopo la sospensione del gol, io prenderò la differenza tra i 2,12 e 1,80 bancando, in questo caso bancando l'Italia, cioè dicendo l'Italia per me non vincerà nonostante che stia vincendo 1-0. E quindi tra i 2,12 e 1,80 che mi viene offerto per giocare contro l'Italia, io prendo la differenza tra quello che avevo comprato e quello che sto vendendo. Ok? Che sarà 2,12, 1,80 saranno 10%, 15% di profitto. Quindi mi starò accontentando di un 15%, un 20%, cioè di quei famosi 100 che potevano vincere 112 euro, ne sto prendendo solo 15 euro, 20 euro. Ok, sono felice, sono contento. Al primo gol può darsi che l'Italia pareggi, può darsi che l'Italia perda questa partita, può darsi tutto. Rinuncio quindi agli 80 euro, 90 euro di differenza e me ne prendo solo 20. Poi se l'Italia fa 2-0 mi mangio in mano. Poi se l'Italia fa 3-0 mi mangio in mano, dite pure braccio. Perché ho chiuso la scommessa e quindi aspetto solo l'incasso. Ecco, in questo caso, per me, è se tu hai stabilito all'inizio che l'Italia quella partita la vinceva, ma perché dopo il primo gol, che ci deve essere forza, almeno un primo gol per vincere, no? A favore dell'Italia, tu ti metti a bancare a fare la chiusura e che segni. Ma che sei? A te un 20%, un 15%, se ti, un 20% se ti va bene, perché poi vedete, seguitemi sicuro, no? Ultimamente anche un altro nostro ex boivdiano, vedete, fanno tutti questi marchingegni, tutte queste cose, per poi, oggi abbiamo chiuso con il 20%, oggi abbiamo chiuso con il 15%, vabbè, hanno fatto una marea di operazioni, per guadagnare un 15%, un 20%, un 30%, ma dico io, se all'inizio c'è bisogno di un buon pronostico per impostare un buon exchange, perché te lo insegnano tutti quanti, ti dicono prima di fare exchange devi fare un buon pronostico. Se io faccio un buon pronostico, va bene, ma c'è bisogno che faccio poi l'exchange per guadagnare un 20%, rischiare con l'exchange per guadagnare un 20%, se sono capace di fare un buon pronostico. Vabbè, non sono capace all'interno di tutte le possibilità che mi offre quel pronostico di scegliermi una quota 1,15 o 1,20, mi faccio la giocata secca, entra, entra, non entra, non è. Ho bisogno di stare 90 minuti a vedere lì ogni minuto, ogni secondo che cosa succede per vedere se. Perché se poi segna la Bosnia, cari amici miei, così come sul book tradizionale, a quota fissa, pure qua non ci sta scampo, non ci sta scampo. Devi aspettare che l'Italia pareggi e che l'Italia forse vince WhatsApp. per poter recuperare quella scommessa che hai fatto. Quindi cosa c'è di differenza? C'è di differenza solo il fatto che qui ti permette di scappartene prima dalla partita rispetto a quella che è invece la giocata secca intera nei 90 minuti. Però anche i book a quota fissa ti danno la possibilità di fare il live, non si piglia una percentuale, non si prendono l'aggio. Dici, ma la quota è più bassa? Sì, ma è più bassa, però se la calcoli con il famoso discorso che ti ho detto prima, della differenza che prende, dell'aggio che prende Betfair sulle vincite, la differenza è poca. Se vuoi fare il gioco live, fai il gioco live sui book tradizionali. Oggi ti offrono il segno 1, il segno X, il segno 2. Qual è la. Forse diciamo che per me l'exchange è più una questione di comodità pratica. Perché sul book tradizionale, io se voglio come dire,
bancare. Il risultato esatto 1-1. Tanto per dire. Voglio bancare il risultato esatto 1-1. Quindi significa che in quella partita l'1-1 non si verificherà. Sul book tradizionale, che cosa dovrei fare per bancare l'1-1? In termini semplificati e molto intuibili, dovrei puntare in Dutching, per esempio, dovrei puntare tutti gli altri risultati a mio favore. Quindi dovrei puntare lo 0-0, 0-1, 1-0, 2-0. Dovrei fare una puntata su ognuno di questi risultati esatti e lasciando fuori l'1-1. Per cui mi garantirei, ma non è possibile, mi garantirei che tutti i risultati che si verificassero io vinco, meno se si verifica l'1-1, ma dovrò puntare su tutti gli altri. Quindi è una cosa abbastanza complicata, è una cosa quasi impossibile da fare. Mentre invece sull'exchange vengo, mi banco l'1-1, finisce lì, entra, non entra. Poi c'è chi invece su queste cose dice: tu hai bancato 1-1, però se poi fanno un primo gol nei 10 minuti, poi se fanno 1-1, poi se fanno 2-1, poi se fanno 3-3, e poi, cantavo mille, e poi. L'exchange è tutto il gioco dei sì, dei forse, dei ma, degli incerti e dei paurosi. Perché si sono convinti che l'Italia vince. Basta, faccia giocare, entra, noi, ma mi prendo la quota 2,14. Ma contenti, no, ma noi facciamo altro, noi 5-6 operazioni del genere, così, ma 5-6 operazioni se le puoi fare pure non le vuote tu. È la stessa cosa. Se parti da un buon pronostico, perché da lì sempre che devi partire, ma che tu giochi su quota fisso, che tu giochi su exchange, che cambia solo che l'exchange ti permette la fuga, e quindi è tutto a favore un bookmaker, perché tu stai rinunciando all'80% dei tuoi profitti. Vi voglio far leggere una email che mi arrivò qualche mese fa, una quindicina di giorni fa, da copro ovviamente il nome, da un cliente. Guardate che cosa dice. Ciao Enzo, mi fa piacere, ammiro la tua volontà di chiarire definitivamente che cos'è il betting e che senza il trading. Su questo non me ne prendo merito, né mi prendo, perché non è così, non sto chiarendo. Io sto dando solo il mio punto di vista. Sarà sbagliato, perché ripeto, io ho fatto il senso, io l'ho fatto con l'ippica. E l'ho fatto con l'ippica, proprio rispetto al discorso che vi facevo prima del risultato esatto 1-1, perché in una corsa, per esempio, di 12 cavalli, vabbè, io per dire che nelle scommesse tradizionali, se volevo giocare contro il favorito, io avrei dovuto fare il dutching su tutti gli altri 11 cavalli, vabbè, invece con il exchange mi permetteva di dire: no, su cavallo non vince, quindi lo banco, basta, va avanti. Ora, se vinceva bene, non vinceva, la scommessa era vinta, ma non bisognava fare tutto sugli altri, come dovrei fare su un book tradizionale, su tutti gli altri 11 cavalli, andarmeli a puntare, lasciando fuori solo il favorito. Allora, nell'ippica sì, ma l'exchange anche nei risultati, cioè, come questione di comodità, va bene, per me l'exchange va benissimo, per comodità, per quanto riguarda i risultati esatti, per quanto riguarda, che ne so, altri multi pronostici, cioè io voglio giocare solo contro questo, e allora tutti gli altri sono a favore, e quello lì è l'unico che tieni fuori, come possono essere i parziali finali, tanto per dire, insomma, i multi pronostici, sai, che li ha 9, a 25, a 24 possibilità, vabbè. Quindi non è che chiarisco definitivamente, do un mio punto di vista. Poi, per l'amor di Dio, l'exchange può essere valido per paurosi, per coraggiosi, per chiunque sia, però a me non piace tanto rinunciare ai profitti, insomma. Ripeto, se parto da un pronostico di cui sono abbastanza certo. Finalmente qualcuno che gli dice le cose come stanno, perché poi alla fine hai perfettamente ragione. Tu, alla base di una buona riuscita e di una tradata, c'è un pronostico pre-live.
Purtroppo sul web esistono squali che hanno alcuni anni di esperienza col trading e che hanno capito che non è la pietra filosofale e o la fonte di guadagno sicuro al 100%. Perché poi tra l'altro qualcuno mi scrive dicendo, sai, io mi vorrei approcciare all'exchange, però perché per fare un salto professionale, per avere un gioco più professionale. Ma quale professionale? Ma perché voi siete convinti che chi fa exchange sia professionale rispetto a chi fa le scommesse tradizionali, cioè book tradizionali? Ma che state scherzando? È esattamente il contrario. È esattamente il contrario. Io se sono capace di puntare, di fare una singola dell'Italia a 2,12 dopo aver fatto un'analisi, uno studio di quella partita e ci metto 100 euro e mi prendo 120 euro, 112 euro, vabbè, perché l'ho studiata, perché sono sicuro, poi perdo, so come recuperare. È lì che sono professionale. So come recuperare, so come poter giocare sulla prossima scommessa, ma sempre a quota fissa. Ma se faccio exchange dopo il primo gol dell'Italia me ne scappo, ma quale professionisti? Sono paurosi. Sono quelli là che dice andiamo alla guerra, poi pum, mamma mia, pum e fuga. Addosso chiudo a fornire, pum e fuga. Il giocatore di buco tradizionale, chi lo fa Fauer, dice ma Fauer, fino all'ultimo colpo, fino all'ultimo scontro, fino all'ultima trincea, poi vediamo chi è che vince la guerra. Quello è il professionale, non quello che fa le cose, quello che fa le cose, è un pauroso. O cash out, o trading, usciamo, entriamo, vedi, se, ma, si sale, si scende. Ma voglio bene. Voglio bene. Comunque, finalmente qualcuno è... Bruno, purtroppo su cui filosofia è la fonte di guadagno sicura al 100%, cercano di sfruttare l'occasione per poter insegnare praticamente in nulla. È l'ovvio. Ad alcuni sprovveduti con corsi costosissimi, con altrettanti software e altre invenzioni per poter avere un guadagno. Stavolta sicuro, a fine anno, che invece poi non succede mai. Io sono uno che crede molto nel trading sportivo, che se fatto con disciplina, è ovvio, ma questo vale anche per il gioco del betting tradizionale. Determinazione, è ovvio, ma questo vale anche per il betting tradizionale. Oculatezza e buona gestione del capitale può portare ad ottimi profitti, è ovvio, ma questo è anche per il book tradizionale. E ci si può anche vivere abbastanza bene, è ovvio, ve lo dice uno che lo fa da 20 anni. Book tradizionale e un passato di exchange, ma spiegato come ve l'ho detto prima, non scappando. Come del resto anche con il betting, giusto? Ma è chiaro che alla base ci deve essere sempre un pronostico. Ed è ovvio. Io ho seguito tantissimi guru che su YouTube spiegano e dimostrano con giocate live le loro performance sempre vincenti. O quasi. Perché è chiaro che se tu fai un video e la tradata non ti va in porto, è chiaro che non la pubblichi e vai a pubblicare quella dove hai fatto profitto. E tutti chiaramente si stupiscono della tua bravura e comprano il tuo prodotto. Il discorso è che si può tranquillamente fare un buon trading. Io ho una grande considerazione delle statistiche pre-live, ma credo che quello che conta è l'andamento dei primi minuti di una partita e le relative statistiche live, perché nel momento in cui si mette la palla al centro, tutto quello che si è studiato precedentemente a palla ferma può inevitabilmente decadere e abbiamo migliaia di esempi. Ok, ma tutto questo è valido sempre pure per il betting tradizionale. Quindi, come dici tu, il trading non è altro che accontentarsi di una parte minima dell'eventuale profitto se una partita sta andando nella direzione giusta, quindi a tuo favore. E allora book, cioè chi ha inventato l'exchange che fa, dice, vabbè, ma visto che sta andando bene le cose, perché non lasci l'80% a noi? E ti prendi il 20% e te lo fai a casa tua, è chiaro? Quindi, come dici tu, ok, direzione giusta. Purtroppo la gente non pensa e si fa abbindolare da questi personaggi quando basterebbe ragionare un attimo, fermarsi a pensare e studiare l'argomento in questione. È chiaro che qualcosa questi personaggi, quantomeno gratis, e quindi su YouTube te la insegnano. Io ho carpito un po' di informazioni dagli uni e dagli altri e bisogna anche comprendere che oltre al pronostico bisogna capire la profondità del mercato, perché fare un pronostico è molto semplice, il discorso è come applicarlo al trading e tu l'hai fatto ben vedere con quel tuo video. Grazie.
Quindi bisogna conoscere la profondità del mercato, perché sappiamo che il trading si può andare a favore del tempo oppure si può andare contro il tempo. Dipende dal minutaggio ed è chiaro che più si avvicina alla fine della partita e più le quote incominciano a oscillare in maniera vertiginosa. Ma non direi solo a fine partita, ma direi ogni volta che c'è un gol. Quindi per tre profitti, per fare profitti e non incappare in grosse perdite parziali o totali, bisogna avere sempre un piano di entrata ed uscita, un piano B e il pieno controllo di quanto massimo si può vincere e quanto massimo si può perdere, oltre ad una ferrea disciplina. Ma tutto questo, caro amico, vale anche per il betting tradizionale. Ripeto, per me l'unica differenza tra i due modus di betting è che uno è valido per chi ha paura, l'altro è per chi invece va a fare la guerra fino alla fine. Ok? Comunque mi ha fatto molto piacere osservare il tuo video e sono molto contento che un napoletano come me abbia aperto gli occhi a tanta gente, perché a circa un anno dal tuo video quei guru hanno continuato ad arricchirsi, ad insegnare il nulla. Lasciamo stare quei guru che fanno il loro lavoro, fatto bene o fatto male, insomma, non sta a noi giudicare, non sta a noi giudicare. Io ho visto qualche aula di corso online di amici che hanno comprato questi corsi, mi hanno passato gli accessi. È un qualcosa di imbarazzante. È un qualcosa di imbarazzante pagare 1500, 2000, 4000, qualcuno chiede 4000 euro per insegnare il nulla. Come dice qua l'amico, che a me fa piacere leggerla perché è una vostra lettera, una di voi, non sono io che dico bla 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 bla. Ma pagare 4000 euro, 5000 euro, 3000 euro per farsi insegnare il nulla. Il nulla. Sarete molto più confusi di prima. L'unica cosa che avrete imparato è quella che vi ho appena detto, cioè l'exchange è fatto tra il punto e il banco. E poi le operazioni che si possono fare, che sono automatizzate sul sito, sono facili, basta guardare qualcuno, insomma, capire cosa, se poi non si è in grado proprio di riuscire a capire una cosa del genere, anche guardando un video, ma lasciate stare, ma lasciate sto betting, lasciate stare l'exchange, lasciate stare tutto se state a questi livelli, ma siccome reputo tutti quanti voi abbastanza intelligenti, va bene, è che mi sembra, che ci vuole assai a vedere o a capire, ma tra l'altro pure con Fairbot, vi prendete una settimana di Fairbot gratis e vi fate le simulazioni là sopra, senza spendere un euro, e imparate a bancare, a puntare, a bancare, a puntare, è la cosa più semplice del mondo. Capite ovviamente le basi dell'exchange, cioè che la quota punta, se compro la quota punta a 2,12, va bene, in pre-live metto 100 euro, ok? E voglio fare exchange, metto 100 euro, compro la quota a 2,12, benissimo, la partita comincia, l'Italia segna, la quota da 2,12 scende a 1,80, che finisce nella casella dei pronostici, cioè delle quote da bancare, va bene? Quindi dall'azzurro passa l'1,80 dopo il gol, è disponibile nella casella rosa del lei o del banca, va bene? Su Exchange, su Firebot, dovunque, basta cliccare un bottoncino, perché tra l'altro vi esce anche scritto il guadagno che state ottenendo, ve lo scrive Betfair sul sito, insomma, qua appare, vedete? E la partita, andiamo andando per lì, apriamola qua, vedete qua sopra apparirà nel momento in cui questa partita va in live e segna un gol e poi il cash out, ma che sia passivo o che sia attivo, vedete questo cash out qua assumerà un valore, va bene? Se sarà verde significa che state guadagnando, se sarà rosso significa che state in perdita, a seconda di quello che sta succedendo nella partita. Nel momento in cui è in verde cliccate su quel bottoncino che appare nella partita live, è fatto, ha fatto tutto cosa Betfair, ha fatto tutto cosa Firebolt, ha fatto tutto cosa, come si chiama l'altro software, l'altra piattaforma,
Infatti, ma ci vuole tanto a fare una cosa di crisi, bisogna andare a fare un corso. Dice, sì, ma nei corsi insegnano le strategie, ma le strategie le trovate su tutti i siti, basta leggerle. Le leggete, le applicate in simulazione, vedete come succede, ma c'è bisogno di spendere 4.000 euro per sti cazzate. Sono cazzate. E per poi alla fine fare cosa? 4.000 euro con il gioco dei paurosi. Ma come ha detto un carissimo amico, ma 4.000 euro. Prendetene 1.000 e metteteli su The Queen e fatevi una progressione a 1.05, metteteli su MataBook 100 euro su MataBook e buttateli, perché tanto state buttando comunque 4.000 euro, se di là vi vanno male, ma pure 1.500 euro che buttate, sono buttati, perché cari amici miei, tra l'altro tutti questi signori non vi possono insegnare l'autodisciplina, l'autocontrollo, la capacità gestionale, la capacità di soluzioni. Perché quando si sta qui davanti e si è giocato davvero, si sono messi i soldi, che siano 2 euro, siano 2.000 euro, va bene? E si sta qua e le cose stanno andando storte. Un 99% di voi, va bene? Va in panico totale, non sa che cosa deve fare. Come deve fare? Che cosa faccio? E mi ha segnato. E se mi banco il risultato, no, non mi banco l'over, no, intanto, boom, è scenato culo. Cazzo, mo, e, mo, e adesso, no, mo faccio così, mo faccio così. E invece poi vedete loro, tutto bello, tranquillo, a casa loro, che poi fanno. Allora qua, vedete, ho guadagnato 100 euro, recuperati 100 euro, 20%, 20%, 20%, 15%. Nel book tradizionale quando parliamo di 15%, 20%, 10%, diciamo, ma come si fa a giocare 1,10, 1,15, 1,20? Se poi si perde, come si fa a giocare? Cioè, si trovano 10.000 motivazioni per dire che a giocare a 1,15, 1,20, 1,10 è perdente. Di lungo termine. Sarà bene? Non sarà bene? Non lo so. Penso che dipenda sempre dalla capacità. Ma non la capacità di fare il buon pronostico, dalla capacità di gestione. Non lo so, però di là tutti a scagliarsi contro. Tu fai un qualcosa, 1,20, insomma, 1,15, insomma, 1,15, insomma, chiunque sia, 1,15, no, a giocare a 1,15 è un suicidio. Pare che se ingenuo. Perché alla fine che lei? Ogni colpo 10, 15%, 20%, che lei? Se ti va bene, se lo so, cavoli amari, non sai come te ne riusci, così come nel book tradizionale, dove puoi comunque anche lì uscirtene se la partita è live, se hai fatto la scommessa secca all'inizio partita e le cose stanno mettendo male, vai sul live, tu fai la controgiocata e comunque recuperi una parte di quello che hai perso, che cazzo, senza perdere il 5%, che cazzo. Allora, tutto questo siete capaci di farlo sul book tradizionale? Su Exchange pare che diventate dei cretini tutti quanti. È semplicissimo. Ma ricordate che è il gioco dei paurosi. E lo confermerò fino alla fine. È il gioco dei paurosi. Perché tra l'altro è un gioco anche di controsenso. Per fare un buon Exchange, insegnano loro, i guru. Ma come dice anche questo caro amico, poi vediamo. Per fare un buon Exchange partire da un buon pronostico. Ah, devo partire da un buon pronostico, tengo potenzialità di vincita di una quota a 3,40, 2,10, 2,50, 2,60 e poi me la vendo per un 20%, per un 15%. Ah, mannaggia a voi. Ah, mannaggia a voi. Ah, mannaggia a voi. E allora, ricapitolando, per me l'Exchange vale, ma solo nelle multiscelte. Per me, ripeto, Roma e Bosnia Italia, penso che il 3-0 dell'Italia non ci sarà, il 4-0 dell'Italia non ci sarà, l'1-0, il 2-0 della Bosnia non ci sarà, e allora vado, me li banco, pum, faccio un dodging qui stesso su Betfair, mi fa tutto lui, fa tutto lui, va bene, lo faccio un dodging. Entra, entra, non entro niente.
ma per comodità, perché fare la stessa giocata su book tradizionale diventa complicato. Ma se no, l'ex va a casa, solo a rinunciare ai guadagni e portando il mio livello di profitto a una resa di profitto media del 15-20%, se mi va bene. 15-20%, se mi va bene. E io per un 15-20% faccio un corso, ha già pagato 4.000 euro, devo andare nell'albergo, ma già guardando un cretino che sta là che parla e si atteggia, o sale sul piede, prima sale sul piedistallo, sale, poi si gira, ah, così che qui. Buongiorno, mia di ora tacete, parla di Dio. Poi se ne vanno dopo 2 giorni, vanno a casa, accendono il computer, sono forse, ormai insegnato, ormai. Metto 2.000 euro, anzi, passo prima la fin domestic, la fanno prestito, gli danno 2.000 euro, li carica su Betfair. Tanto quando pago prestito 60 euro al mese, ma ne guadagno 600, quindi pago pure la rata e non spendo soldi miei. Dico perché qualcuno l'ha fatto. Poi se tu vado a pagare i 60, più alto, più alto, più alto. E si è rovinato, perché quando questo coso parte, quando la scommessa è stata piazzata, è parte e le cose si mettono male. Alla chiamo uno, alla chiamo uno, dice, cavolo, ma siete toccati, ma siete toccati con me, e fammi vedere, come faccio a recuperare i soldi miei, come faccio a vincere, come faccio a me uscire da questa situazione, fammi vedere. Ma gli stacca anche a me. No, mi starei in un albergo a insegnare ad altri 10 cretini, perché sono cretini quelli che pagano, non lui o loro, quelli che pagano. Quelli sono cretini. Io finisco qua. Penso che non ci sta niente ancora da aggiungere, ma che devo aggiungere più su questo esempio? Che c'ho più da dire? Niente più. L'ho voluto fare perché me l'avete chiesto, ho voluto chiarire perché per me è una truffa, non vorrei che ci fosse una... Ripeto, non è truffa, ma è una modalità di gioco a truffa, perché praticamente devi rinunciare a una buona parte dei profitti per accontentarti di un granellino. E per me non va. Per me non va. Partendo ovviamente dal fatto che devo fare uno studio di un buon pronostico prima di lanciare l'exchange. E poi a fare, asco mi smada, ho fatto un buon pronostico, asco mi smada a fare sul book tradizionale. E se proietto la mia mente a fare un buon pronostico, per fare l'exchange, per eventualmente uscirmene dopo 10 minuti, 15 minuti e portare a casa un 20%, 15%. Ma nel buon pronostico di base, per il 10, 15, 20% ci stanno una marea di soluzioni. E c'è bisogno di fare questa tarata. Che ripeto, la domanda è sempre, se le cose si mettono male, come ve ne uscite con le chiacchiere? Alla prossima.